la preghiera per la benedizione degli oggetti sacri, poi preghiera di guarigione. Benedizione degli oggetti sacri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio onnipotente ed eterno, ti preghiamo per l'intercessione della Beata Vergine Maria e fondi tua benedizione sui tuoi servi che chiedono che con la benedizione li accompagni nella vita, aiuti e incoraggi in disperazione. Ti preghiamo, benedici croci, rosari, medagliette, catenine, candele, gli indumenti per gli ammalati, sale, acqua, olio ed ogni altro oggetto. Versa in essi, Signore, la potenza del Cristo risorto. E questi oggetti sacri fa ricordare che tu sei il centro della nostra vita per Cristo nostro Signore. Voi, vostre famiglie, tutti gli oggetti sacri benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Adesso segue la preghiera di guarigione. Signore Gesù, vengo a te con cuore che ha fame di te. Signore, dove devo cercarti? Dove posso trovarti? Signore, ti do tutte le mie debolezze e i miei peccati, mie dipendenze, le abitudini sbagliate. Ti do ogni egoismo del mio cuore. Signore, insegnami a vivere. Fammi vedere cosa è amore, finché io posso immergermi nel mistero della vita, per poter immergermi nel mistero dell'amore. Signore, non voglio fuggire da me stesso. Non voglio fuggire dai miei successi, ma anche dalle mie sconfitte, dai miei talenti che tu mi hai dato, ma nemmeno dalle mie cadute. Insegnami, Signore, a vivere con me stesso, perché io voglio vivere con te. Voglio che tu mi fai vedere chi sono io e chi sei tu. Signore, insegnami ad ammirare il mondo, ammirare quello che tu hai creato. Signore, insegnami a perdonare, perdonare a me stesso,
perdonare al mio prossimo. Voglio conoscere tuo cuore, tua pace, tua gioia, gioia che tu ci dai. Signore, non chiedo i miracoli, ma la grazia di imparare prima di tutto cercare la volontà del Padre, per riconoscere che sono figlio del Padre, che il Padre sa di cosa io ho bisogno. Signore, il mio rapporto con Padre non è a posto, ti prego mettilo a posto tu. Non chiedo i miracoli, ma solo tua presenza, di vivere il mio quotidiano, tutti i miei doveri, di viverli ogni giorno nel tuo amore. Signore, essere un uomo maturo, cristiano, cattolico, vivere la vita equilibrata come tu vuoi da me. Signore, chiediamo i nostri cuori, nostre famiglie, nostro prossimo, tutte malattie che ci schiacciano, ti diamo tutte croci finché tu li illumini, affinché tu gli dia, dai il senso. Signore, benedici tutti i presenti. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questa sera finiamo con traduzione simultanea, la riprendiamo domani sera all'inizio della Santa Messa Serale. Grazie per vostra attenzione e buona continuazione in preghiera.